Si parte alla seconda giornata in Serie A, torneo estivo, gara fra Jacopazzi e una mosca nel caffè, rimaneggiato uno in meno tra le loro fila. Vedremo che partita sarà questa per i ragazzi di Mascetti, che migliore in campo la settimana scorsa, buon esordio contro i ragazzi della squadra di calcetto, a dimostrare il suo talento, mentre sconfitta però una partita persa di misura da parte degli uomini di Jacopazzi contro la Natura. Per gioca occhio qua destra, occhio occhio, seguilo qua in mezzo, calcio di punizione, va Carginale, la bordata di Carginale su calcio di punizione apre le marcature, il gol dell'1-0 di Jacopazzi. Che esecuzione di Michele Carginale, attenzione, Carginale punta l'uomo, questa volta se lo divora, bella palla recuperata da Jacopazzi, occasione sprecata. Ma che l'hanno pesce? Attenzione Carginale, va Reale, Manzi si propone, eseguita adesso Manzi, Manzi fino in fondo! Glielo ruba Carginale con tanta veemenza e cattiveria, va a segnare il gol del 2-0 per Jacopazzi, a doppietta personale. Per far ripartire Buonanno, Valente che lettura, Manzi superiorità numerica, attenzione Carginale vicino, Manzi egoista qui, calcia, Teddy risponde. Carginale la ruba, attenzione, in campo aperto, Carginale punta a Tetti e lo buca! Ancora Michele Carginale, va a segnare il gol del 3-0 per Jacopazzi. Attenzione Carginale, Carginale per Varriale, in campo aperto Varriale, si gira, c'è Manzi vicino, Varriale calcia, tutto Tetti però. Palla Varriale, palla rubata sulla palla, attenzione al contropiede, Mascetti 2 contro 2, Paduano, Mascetti, prova ad andare col destro, la respinta del portiere. Andiamo! La retrovia. Attenzione Agostino. Agostino, mette a sedere Paduano, appoggia ancora per Carginale, che incredibilmente colpisce il palo. Lui è la porta, che occasione sprecata. Mascetti, punta l'uomo. Per Buonanno, Buonanno l'uscita di Graziosi, accorciano le distanze i ragazzi della Mosca nel caffè. Nel frattempo è arrivato Carpino, pronto ad entrare in campo. Ha ormai primo tempo quasi a termine, mancano 2 minuti. A porta? Dipende, a volte ha giocato a porta, a volte ha giocato avanti, cioè avanti, poi a difesa. Avanti, che l'animale. Il gol ancora Buonanno! Azione costruita, ma Jacopazzi, che sembrano aver ceduto, regalano troppo spazio agli avversari, che tra poco non saranno più in inferiorità numerica. Ed è 3-2. Lancio d'angolo, palla a Paduano. Il sorgente va dell'anticipa, poi mette ordine a Carginale. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 3-2 a favore di Jacopazzi. Si riparte dal 3-2 a favore di Jacopazzi, partita probabilmente leggermente in salita per loro, con l'ingresso di Carpino che ripristina la parità numerica in campo. Subito prendono coraggio i ragazzi di una Mosca nel caffè, con Mascetti che cerca inserimento per Buonanno, autore della doppietta che sta tenendo a galla i suoi. Guadagna un corner Carpino, destro di Carpino, pareggio, subito entra e trova un gol fantastico Antonio Carpino, una delle sue perle, che vale il 3-3 per una Mosca del caffè. Ma dove? A casa sua? Sì. Buccia. Barriale. Le palla Carpino, attenzione, prova di gol. Distinto, attenzione Carpino, si allarga Carpino ancora lui. Al limite dell'area, poi dentro per Sorgente, oh no, che spara la sfida. Tutte e due, comunque, due riflessi. Io stavo già inghiommato, già aspettavo il pallone qua. No, perché noi siamo rotati, c'è sempre. Appoggio fuori per Buonanno che esplode il destro, c'è lì Mascetti, rimonta completata, incredibile, da 0-3 a 4-3, la Mosca nel caffè va a portarsi in vantaggio. Faccio il tapin di Paduano, complice la deviazione, trovano la rete del 5-3, blackout totale per Jacopazzi, che adesso sono sotto i due reti.
e la rete di Mascetti conclude in porta. Tutto facile per la Musica del Caffè, va a fare il 6-3, grande merito all'assist di Sargenti. Attenzione, Variale a tu per tu con Teti, che dice no, lunga per Carpino, Carpino ancora, punta l'uomo Carpino, c'è da Mascetti, ancora Carpino, il colpo di tacco di ritorno a Mascetti, la chiude lui a segnare il 7-3 finale, la vittoria della Mosca del Caffè. Guardate che bella scena, l'avversario sconfitto che abbevera il vincitore, l'avversario bando alle stronzate, Paduano mi in campo questa bella partita da parte della Mosca nel Caffè, una gara che già visti partire sotto addirittura di Terretti con inferiorità numerica, poi addirittura 7-3 la vostra vittoria, raccontaci questa gara. No, è iniziato un po' in salita perché il buon Carpino è arrivato mezz'ora di ritardo, quindi vabbè, abbiamo preso solo 3 gol, fortunatamente siamo riusciti a rimontare, poi è andata abbastanza tranquillo. Senti, comunque l'arrivo di Carpino ha sicuramente cambiato le cose, ma quanto secondo te è stato importante la sua prestazione per portare a casa questa grande vittoria? È fondamentale perché appunto da quando è rientrato lui poi, vabbè che prima che venisse comunque avevamo accorciato le distanze, però poi abbiamo iniziato a giocare bene, difenderci bene. Senti Antonio, la seconda vittoria di Fiorello ovviamente su 2 partite è già presto per fare i pronostici, comunque vi dimostrate come una delle squadre potenzialmente correnti al titolo finale, secondo te quante possibilità ci sono di arrivare? Io non conosco altre squadre, quindi non lo so, siamo una squadra forte, ci vediamo ogni partita, uno così sta andando bene. Va benissimo Antonio, complimenti a te. Come è finita?